Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio. Eccoci qui, amici di Unreal Radio, ancora una volta per narrare una grande impresa di Bino da Vino Bogge. Ci troviamo a Piedati, un simpatico borgo aggrappato alle pendici tosco-pugliesi, dove Bino tenterà di battere un Guinness a dir poco stupido, quello di uomo più scemo del mondo. The scemest one in the world! E attualmente è detenuto dal coreano Shem Sun-mi. La prova è articolata su più livelli. Un livello fisico, in cui Bino dovrà eseguire un'azione stupida a suo piacimento. Un livello intellettivo, in cui gli verranno fatte delle domande per testare il suo livello di stupidità mentale. E infine un livello attitudinale, dove Bino sarà calato in una situazione in cui dovrà reagire nel modo più stupido possibile. Nel modo più stupido possibile! Bravo! Come si è preparato a questa prova, signor Davino Bogge? Per un mese mi sono visto tutti i reality, tutte le puntate del TG4 e i programmi della De Filippi. E poi ho seguito assiduamente la politica italiana. Beh, come allenamento ci sembra ottimo. Staremo a vedere allora. Ed ecco che Bino si presenta davanti ai giudici vestito da piccione viaggiatore. E subito si caca addosso. E vai, mi sono cagato addosso! Questo ci doveva capitare a noi oggi. In effetti, uno più stupido di questo signore non lo conosciamo. Ma la prova fisica deve ancora cominciare. Allora, cosa ci presenta? Per cominciare seguirò una serie di tuffi di testa per terra! Ottimo! I giudici danno inizio alla prova. Inizio! Ed ecco lo Spavaldo che inizia la sua serie di tuffi al suolo. Aia, che botta! Aia! Aia, 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 aia! Madonna, che male! Perché? In effetti, osservando l'esecuzione di questa prova, il Davino Bogge sembra davvero uno scemo. Basta così, il livello fisico è superato. Bravo! E Bino supera il primo livello. Forse questa volta ci siamo davvero. Ma ricordiamo che mancano ancora altri due livelli di stupidità. E non ci dimentichiamo che prima mi sono anche cagato sotto. Sì, ne teniamo conto. Tra l'altro si sente una puzza. Questa puzza che ti vuoi scordare? Si passa al secondo livello. Come abbiamo detto, nel secondo livello Bino si confronterà con la prova intellettiva, nella quale gli verranno fatte alcune domande per testare il suo livello di intelligenza. Intelligenza! O di stupidità. Allora, adesso le faremo tre domande. Lei risponda con la massima naturalezza, va bene? Va bene! Prima domanda. Se tuo nonno è il padre di tuo padre, chi è tuo padre nei confronti di tuo nonno? Mio padre? Gianfranco! Ottima risposta. Seconda domanda. Possiamo fare? Quale di queste parole non ha alcuna relazione con le altre? Barca, remo, vela, platinette. Remo! È sicuro? Sì, remo, perché il nome è di mio zio e non ha mai avuto una relazione con una barca, con una vela e neanche con platinette, anche se è fucio. Platinette? Platinette potrebbe aver avuto una relazione con un remo. Ottima risposta anche questa. Facciamo l'ultima domanda. Se lei si trovasse nella savana a tu per tu con un leone che la vuole sbranare, ma con un fucile carico in mano, che cosa farebbe? Mi vestirei da cetriolo, tanto si sa che il leone non è vegetariano. Eppure questa mi sembra che è proprio una risposta del cazzo, sì. Va bene, signor Davino Bogge, lei ha passato anche questo livello. E voi! Bravo! Tra l'altro mi ricordo che prima mi sono anche cagato sotto. Sì, abbiamo capito, lo teniamo in considerazione per il giudizio finale. Sì, anche segnato. Ed ora, come avete sentito, c'è l'ultimo livello, quello fisico, dove la stupidità di Bino verrà messa alla prova da una situazione che lui non conosce. Ma vediamo che sale sulla pedana Miss Universo Ninfomane 2011 e si avvicina al nostro atleta per fargli delle vistose avance.
Ciao Bino, come sei sexy, vestito da piccione. E questo odore che emani mi fa venire i brividi. Facciamo l'amore adesso, qui davanti a tutti. Certo, ma prima dobbiamo sposarci però, Ma cosa dici Bino? A me non interessa il matrimonio. Io voglio fare l'amore con te adesso. Dai, lascia che ti tolga queste piume. Mi fai schifo, mostro! Mi dai il voltavomito! Ah, che schifo! Ma attenzione, Bino ricopre la miss con un potente getto del suo vomito. Il pubblico in delirio, anche l'ultimo livello sembra essere superato e i giudici si apprestano a decretare il verdetto di uomo più scemo del mondo. E vai! Scemo! 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 Ma attenzione, sentendo i cori, Bino si altera e ha un moto d'orgoglio. No, scemo no, a me! No, scemo a me! No. Potete dirmi tutto, ma scemo no! Io che sono diplomato in elettrotecnica, io che conosco la legge della relatività di Einstein! No. Ai ai ai, l'orgoglio sta tradendo il nostro atleta! No. Signor Davino Bocce, però queste ultime cose non le doveva dire. Guardi, purtroppo, cioè, lei è sicuramente scemo, ma non è l'uomo più scemo del mondo. No, no. Ma che cazzo è? Purtroppo anche questa volta Bino fallisce miseramente. Ma come? Io mi ero anche cagato addosso. Sì, l'avevamo segnato.